Grazie Presidente, ringrazio per avermi chiamato a presentare questo libro perché per me è stata un'occasione importante. Si tratta, a mio avviso, di un libro importante con una prospettiva unitaria e completa in cui temi e problemi del diritto d'autore sono studiati, affrontati da studiosi, avvocati, specialisti del settore e per un destinatario a noi tutti noto, per cui diciamo non c'è bisogno di spendere ulteriori parole. Da parte mia io farò soltanto qualche riflessione come storico del diritto che si sofferma sulle radici dei problemi attuali del diritto d'autore sulla base di una lettura che trae origine specificamente dai vari numerosi e bei contributi di questo lavoro. Una serie di direttive europee a partire dagli anni 90 del secolo scorso, in particolare quella del 2001, la famosa InfoSoft, relativa all'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione, ha individuato le linee di sviluppo del diritto d'autore, i diritti oggetto della tutela e i rimedi previsti di fronte all'incessante avanzamento dell'innovazione tecnologica e alle sfide del mondo digitale. In alcune di esse si evidenzia anche la volontà o il tentativo di risolvere problemi aperti che provengono dal passato. Ma prima di tutto proprio la tendenza all'armonizzazione sovranazionale che caratterizza queste ed altre direttive, che caratterizza l'attualità del diritto d'autore, non è una novità. Il problema è fortemente sentito dal XIX secolo, quando i primi trattati bi e tri nazionali avevano come scopo, oltre a quello della lotta alla pirateria, quello di creare un diritto uniforme della materia, materia che presentava in sé un carattere transnazionale, indifferente ai confini nazionali, all'articolazione dei territori. Anche l'approfondimento della natura dei diritti sulle opere dell'ingegno ha sempre attratto la dottrina più avvertita. A partire da Locke, quindi risaliamo molto indietro, come vedremo, per arrivare ai giuristi francesi dell'Ottocento, come Pardieu e Renoir, fino al nostro Piola Caselli, nelle sue opere fondamentali sul diritto d'autore. Che dottrina che ha sempre lamentato la carenza di indagini approfondite che ne definiscano la configurazione, i rapporti con il diritto proprietario, l'autonomia delle prerogative di carattere personale. Inoltre, nel primo Novecento si assiste in Italia e nel resto dell'Europa a una situazione per certi aspetti equiparabile a quella attuale, cioè a quella che viene in un certo senso prevale dalla lettura del libro. L'allora nuovo secolo aveva espresso una volontà di maggiore tutela degli autori e dei loro diritti nei confronti delle novità emerse dal progresso tecnologico e dai nuovi strumenti di riproduzione, riservando sempre all'autore il diritto esclusivo alla pubblicazione e alla rappresentazione della sua opera, nel tentativo di conciliare gli interessi degli autori, del pubblico e dei produttori dei nuovi strumenti. Oggi, come è noto, le direttive comunitarie in materia di diritto d'autore toccano spesso solo marginalmente il diritto sostanziale, lasciando una notevole autonomia alle legislazioni nazionali e concentrandosi su alcune fondamentali esigenze, come abbiamo visto, di armonizzazione dei diritti, come nel caso della direttiva del 2004, nota come enforcement, per gli aspetti sanzionatori e procedimentali.
Tipico l'esempio dei diritti morali. Diritti morali che rappresentano, è stato ricordato molto bene nel libro, l'elemento di maggiore sviluppo dei diritti sulle opere dell'ingegno nel Novecento, su cui le direttive europee non intervengono, rinviando su questo punto ai singoli diritti nazionali. In linea generale, esse non rispondono agli interrogativi sulla natura dei diritti lasciati aperti dai secoli precedenti. Nonostante questa premessa, che sembrerebbe, diciamo, una chiusura, va detto che senza mostrare una specifica attenzione, talvolta le direttive hanno approfondito alcuni campi propri del diritto sostanziale e che si spingono indietro fino alle loro radici storiche che li hanno generati. Mi riferisco in particolare al principio di dominio pubblico, alla durata dei diritti di protezione, all'equo compenso, ai diritti morali, al droit de suite, alla volontà di creare un diritto uniforme. Molti aspetti quindi trattati nel volume che presentiamo hanno radici storiche importanti e sollecitano specifiche riflessioni. Quindi la direttiva a cui abbiamo accennato sulla uniformità dei diritti degli autori trova, come ho detto, la sua dimensione appunto nella Convenzione austro-sarda, il suo riferimento specifico nella Convenzione austro-sarda del 1840, che è la prima di altre 300 che sono state fatte tra la Francia e gli altri stati dell'Europa continentale, ma non solo, fino alla Convenzione di Berna, che trova il suo fondamento nel sistema francese del droit d'auteur e che è ancora oggi, come tutti sanno, in vigore. Infatti con la Convenzione di Berna si stabilizzano alcune delle questioni rimaste in sospeso nei secoli precedenti, come nei due secoli precedenti, il diritto d'autore come legislazione speciale in quasi tutte le codificazioni europee, nella maggior parte a partire dalla Francia, dove tuttora non è all'interno del Codice Civile, differentemente dall'Italia. Diritti ereditari temporanei e non perpetui. Perpetui è la richiesta di tutta, della maggior parte della dottrina francese dell'Ottocento. Una doppia anima morale e patrimoniale degli istituti nella revisione di Berna del 1928, quindi un diritto misto inerente a sfere giuridiche diverse. Quanto alle origini storiche della durata, uno degli altri argomenti che vorrei affrontare, cioè la durata dei diritti degli autori dopo la morte dell'autore. Una volta stabilita l'appartenenza alla sfera del diritto proprietario di questi diritti, si presenta uno dei problemi maggiormente discussi. Locke attribuisce la proprietà dell'opera all'autore e ritiene necessario stabilire un termine a punta di suo pugno a un progetto di legge 50 o 70 anni dopo la morte dell'autore. Siamo nel 1694, prima che l'opera ricada nel dominio pubblico. Lo Statuto di Anna, prima legge sul copyright del 1710, introduce per la prima volta un doppio termine, oggi se ne parla spesso, qualora l'autore sopravviva al primo. Il limite alla proprietà degli autori è ripreso dalle leggi francesi di fine Settecento e stabilito in 10 anni dopo la morte dell'autore. Ma c'è una continua tendenza all'innalzamento. Proprio Napoleone, il quale per primo parla di proprietà incorporee per quanto riguarda i diritti degli autori, già nel 1810 porta il termine da 10 a 20 anni
per poi proseguire fino ai 70 attuali, anche nella direttiva del 2011, rappresentando questo termine un favor e al contempo un limite nei riguardi dei diritti proprietari. Per tutto l'Ottocento la dottrina ha discusso, soprattutto in Francia, l'opportunità di eliminare il termine per introdurre la perpetuità. La perpetuità dei diritti della proprietà intellettuale, dei diritti degli autori, che doveva, secondo questa parte della dottrina, essere assolutamente assimilabile alla proprietà dei beni materiali. Ma su questo ci sono state discussioni, cause celebre, quella richiamata dal nostro direttore, c'è cioè la causa Manzoni Legognier per i diritti sulle opere e l'ingegno, cioè per i promessi sposi in questo caso. Manzoni vince in tutti e tre i gradi di giudizio e diciamo ed è uno dei fautori della prima legge unitaria italiana sul diritto d'autore, quella del 1865, in cui si tenta, come vuole Manzoni, di sganciare la proprietà, il diritto d'autore dalla proprietà dei beni materiali. Quindi lui è anche, diciamo, oltre a essere un protagonista della prima causa importante, è anche cosiddetto legislatore, tra virgolette possiamo dire. Ma anche le altre cause celebri, Bergamo Scagni, D'Annunzio Scarpetta, diciamo questa era delle grandi cause che vanno dal 1865 al 1920, rappresentano in Italia il momento di maggiore difficoltà sia per i diritti degli autori sia per i cosiddetti diritti connessi. Non posso soffermarmi oltre, diciamo, ma diciamo, è stato per me interessante, sulla base degli atti processuali dei tre gradi di giudizio, diciamo, vedere proprio come è nata e si è sviluppata questa causa. Un altro problema posto dalle direttive, ampiamente poi ripreso anche trattato nel volume, che è importante in radici storiche, è quello del rapporto tra diritto d'autore e diritti connessi. I diritti connessi, fin dall'Ottocento, pur non costituendo una categoria omogenea, hanno sempre partecipato all'orbita del diritto d'autore, in quanto concorrono a mettere a disposizione del pubblico l'opera dell'ingegno. In Francia la dottrina e la giurisprudenza considerano il droit voisin una forma secondaria del diritto d'autore, quasi dei diritti auxiliaire. Il Consiglio Costituzionale nel 2017 ancora, insomma, è molto importante, ancora utilizza il termine del droit auxiliaire oggi, quindi, e di conseguenza assume una posizione rigorosa con la scelta di una diversa durata di protezione tra diritto d'autore e diritti connessi. In Italia, come è noto, come viene anche fuori dal volume, sulla scia francese, la legge nostra attuale, il legislatore accorda una tutela affievolita dei diritti connessi, perché le loro caratteristiche non sono considerate assimilabili tutela assoluta del diritto d'autore, come viene ancora messa in luce sulla base di una consolidata giurisprudenza. Altro tema molto importante in cui c'è una sorta di silenzio delle direttive, e questo lascia sorpresi anche la proposta di direttiva in corso di, non so se verrà ratificata, comunque non ancora attuata, cioè quella del 2016, la posizione riguardo dei diritti morali è la stessa, cioè il silenzio. Eppure la salvaguardia dei diritti morali, che appartengono al sistema del droit d'auteur, ha un'origine decisamente più tarda rispetto alla tutela dei diritti economici, ma ha un'origine nel diritto d'autore europeo continentale. Questa tutela dei diritti
extra-patrimoniali dell'autore in forma autonoma rispetto a quelli patrimoniali comincia a essere oggetto di interesse specifico della dottrina tedesca a partire da Kant, con l'individuazione dei diritti personali dell'autore, e poi dalla dottrina francese con l'individuazione dei diritti appunto moral della seconda metà del XIX secolo. Sarebbe difficile come viene questa categoria, che è al contempo simile ma diversa da quella tedesca. Il legislatore nazionale se ne occupa all'inizio del Novecento. Una delle prime leggi è quella italiana del 1925, e a livello sovranazionale, proprio su proposta italiana, c'è la modifica della Convenzione di Berna a Roma del 1928, in cui si introduce l'articolo 6 bis che tutela i diritti, parte dei diritti morali degli autori, cioè il diritto di paternità e di integrità dell'opera. In Francia, nonostante la Francia sia stata all'avanguardia, possiamo dire, per la tutela del diritto morale attraverso l'opera della dottrina e della giurisprudenza del Novecento, all'inizio del Novecento stenta ad applicare soluzioni individuate già in precedenza e a trasformarle in un'apposita normativa. E altri paesi dell'Europa, rispetto alla Francia invece, cominciano a costruire tali diritti in alcuni testi normativi e nell'ambito della costruzione soprattutto della disciplina del contratto di edizione. Infatti in Francia ci sono soltanto alcune voci isolate che si occupano specificamente dei diritti romani, per dessus prima di tutto, e che comprende l'importanza di dei diritti morali soprattutto nel rapporto tra l'autore e l'editore e nell'individuazione di alcuni elementi specifici che già nel 1840 per nessuno individua, che sono la paternità e l'integrità dell'opera, e che soprattutto per il fatto che questi diritti si differenziano da quelli dei beni materiali, perché possono essere oggetto di modifiche che il compratore ritiene necessarie. Ma vanno oltre nel ritenere che gli eredi debbano continuare a difendere la reputazione dell'autore. Quindi questi diritti morali che sono staccati dalla vita dell'autore. In Italia il termine diritto morale compare solo alla fine dell'Ottocento, almeno spero di non aver fatto missioni, cioè con Ferruccio Foà alla fine dell'Ottocento, in un contesto che era ormai diventato maggiormente atto a recepirlo. Oggi, come vi ho detto, l'interesse risulta affievolito. Il droit de suite, riconosciuto dalla giurisprudenza francese del secondo Ottocento per le arti figurative, è noto appunto il famoso, come diciamo noi, diritto di seguito, trova riscontro nella legge francese del 1920, in quella belga del 1921, che insistono sul carattere originale dell'opera dell'ingegno, sulla sua inalienabilità e sulla sua appartenenza alla sfera dei diritti personali. Quindi è un'altra di quelle facoltà che sono demandate ai diritti personali dell'autore, che conserva attraverso questo diritto di seguito un controllo della sorte del suo genio creativo. Per questo anche il diritto di seguito si esercita quando è stata ceduta la proprietà dell'autore, cioè legato quindi alla persona dell'autore. Siccome la legge cecoslovacca del 1926, pur salvaguardando la componente personale del droit de suite, consente che i vantaggi, diciamo, che i vantaggi previsti non rappresentino, come nelle altre leggi, un carattere obbligatorio e impersonale, allora si decide sul piano
internazionale di spostare dalle legislazioni nazionali a quelle sovranazionali la costruzione e la regolamentazione del droit de suite. Così è, infatti, attraverso nei lavori della conferenza di Roma del 1928 che oltre allo spazio offerto al droit morale c'è uno spazio che poi si realizzerà successivamente, ma al droit de suite. Allora, le direttive in un mondo globalizzato tendono anche, molto probabilmente, ad avvicinare i due sistemi di protezione dei diritti degli autori, cioè quello europeo continentale droit d'auteur e quello copyright anglo-americano, che dallo statuto di Anna avevano preso strade diverse, ma che precedentemente allo statuto di Anna avevano percorsi omogenei caratterizzati dal sistema dei privilegi letterari sconfinati nei monopoli e dalla censura preventiva. Proprio queste origini comuni forse possono spiegare, ma questi miei illustri colleghi lo sapranno sicuramente individuare meglio, questa tendenza attuale alla ricerca di una convergenza tra i due sistemi, i cui germi si trovano proprio in Italia all'epoca, si sviluppano in Inghilterra e in Francia e sfociano appunto in quelli che dopo lo statuto di Anna sono i due percorsi paralleli, il copyright e il droit d'auteur. Da quest'ultimo si irradiano in diversi paesi europei con una base comune. Questo perché lo statuto di Anna è da me considerato lo spartiacque tra un prima e un dopo, che sono profondamente diversi, perché pur avendo tenuto in conto alcune delle istanze della dottrina, abbiamo ricordato il termine di Locke, l'attribuzione della proprietà dell'opera all'autore, l'autore però non è l'unico destinatario del diritto esclusivo, ma lo è insieme agli stampatori e agli editori. Quindi il legislatore ha usato l'autore più per bloccare il monopolio librario che per tutelare la proprietà della sua opera. Per questo il copyright vede la luce in forma diversa e continua in la sua via inesorabilmente seguendo un'impronta nel diritto inglese e americano che privilegiano l'editore rispetto all'autore, con differenze profonde dagli ordinamenti giuridici continentali, dove oltre alle prerogative di carattere patrimoniale ben presto si assiste all'esaltazione e alla della creatività e al faticoso ma inesorabile emergere dei diritti morali. In pratica, infatti, si vede che i due sistemi da una cinquantina d'anni tendono ad avvicinarsi, dopo l'adesione forse degli Stati Uniti alla Convenzione di Berna con l'esclusione dei diritti morali, o dopo che alcune direttive europee hanno cercato di adeguarsi alle posizioni americane, come per la durata, i diritti morali, eccetera. Ma se si guarda il quadro storico possiamo concludere vedendo che l'evoluzione è significativa nonostante appunto questi aver tracciato questi percorsi. Come possiamo riassumere le posizioni? Per tutto il XIX secolo l'impegno è stato quello di attribuire all'autore la proprietà dell'opera dell'ingegno e trovare i rimedi più efficaci per tutelarlo. Il XX secolo, così per grandi linee, è caratterizzato dall'affermazione dei diritti personali attraverso l'affiancamento e il superamento del ruolo dei diritti patrimoniali a livello nazionale e sovranazionale. Il XXI secolo, per ora possiamo dire, sembra connotarsi per un affievolimento degli interessi della tutela dei diritti morali e in genere dei diritti sostanziali, sostituito da uno specifico sostegno del mercato interno ed europeo
sotto il manto dell'armonizzazione di un'incessante, incansante società dell'informazione nel mondo digitale. Possiamo dire che ci auguriamo che le ragioni del mercato non prevalgono su quelle della tutela del diritto d'autore, che venga ascoltata la voce della dottrina da tempo impegnata in una revisione globale dei diritti sulle opere dell'ingegno, come testimonia la riforma del libro secondo dei beni del codice francese e lo European Copyright Code ad opera di un gruppo di studiosi olandesi. Queste poche riflessioni solo per evidenziare quanto si possa trarre da questo importante volume sull'attualità di un diritto che ha origini antiche e che nel complimentarmi vivamente nell'augurare a Giorgio Assuma e formulare i migliori auguri, ringrazio per avermi consentito di leggerlo. Grazie.